Eccoci qua, pronti per un'altra gustosissima ricetta, piatto ricco e micificco, e quello di oggi è un piatto ricchissimo. Buongiorno chef Sabatino Annunziata. Buongiorno. Qui con noi, come stai Sabatino? Tutto bene, tutto bene. Allora, anche oggi ci prepari una buonissima ricetta, tanti gli ingredienti che vedo qui sul banco di lavoro. Vogliamo cominciare già ad elencarli e poi ci dirai il titolo della ricetta di oggi, sì, chef? Allora, qui abbiamo del broccolo romanesco, delle salsicce, delle patate, del parmigiano, della panna, del gorgonzola, della farina e un uovo. Questo? Queste qui sono delle cialdine di parmigiano che utilizzeremo poi come decorazione alla fine del piatto, che... quindi ancora non è giunto il momento di utilizzarle. È giunto il momento, però attenzione, perché questa è la chicca del piatto di oggi, che si chiama così. Allora, sono gnocchi di patate con crema di broccolo romanesco, salsiccia e fondo al gorgonzola. Che meraviglia! Ma parliamo degli gnocchi, parliamo anche della... prepariamo proprio l'impasto degli gnocchi. L'impasto, certo. Chef, ma qui andiamo proprio nel complicato. Allora, è davvero difficile? Inizio... Avete mai preparato gli gnocchi voi? Voi sì, certamente. Io osservo insieme a voi. Da dove si parte? Allora, si parte innanzitutto dalla farina, poi sì, si va a mettere, a schiacciare le patate. Così l'impasto diventa più morbido, certo. Giusto, chef? Perché io in teoria devi sapere che sono bravissima, è un po' nella pratica che pecco, però con te al mio fianco tutto risulta più semplice. Speriamo, vediamo. Sì, 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 abbiamo apprezzato tantissimo le tue ricette e anche quella di oggi, tra l'altro sono ricette davvero molto articolate, no? Che sono comunque frutto di tanta passione, tanta dedizione nel mondo della cucina. Tra l'altro tu fai formazione, vero? Certo. Alle nuove generazioni c'è un vero e proprio fermento della nostra ristorazione italiana che è apprezzata ed è davvero un vanto in tutto il mondo, quindi complimentissimi allo strepitoso lavoro che svolgono gli chef. Ne è preciso il piacere di avere qui con noi lo chef Sabatino Annunziata, giovanissimo ma già con tantissime e strepitose esperienze. Allora, quelle che porta qui a Mattina Live. Ho iniziato Live. A mettere patate schiacciate e la farina, aggiungiamo un tuorlo d'uovo. Allora, questo è per quante persone, chef? Così diamo anche l'idea delle quantità. Questa qui è per una persona, però la ricetta che abbiamo dato è per quattro persone. Perfetto, ok. Quindi cosa dopo ti occorre? Mi occorre il sale. Sì, sale. E poi? E del pepe. Allora, questo lì è il pepe, eccolo qua. Grazie. Pepe. Quindi farina, patate schiacciate, uova, sale e pepe. E pepe. Qui stiamo preparando proprio l'impasto, no, degli gnocchi, non quelli che compriamo, ma quelli che voi preparate in casa vostra. Ed è tutto più semplice se effettivamente seguiamo poi il piano di lavoro di chef Sabatino Annunziata. È facile, ecco, l'impasto per venire bene. Qual è il trucchetto, chef? Allora, innanzitutto le patate devono essere fredde, altrimenti il vapore fa sì che comunque si inumidisce troppo l'impasto. Evapora, esatto, poi, quindi okay. In questo caso noi l'abbiamo già lessate e schiacciate e andiamo poi ad impastare. In questo caso mi sono aiutato della scodella, ma vado direttamente ad impastare sul banco, sul piano di lavoro. Scusa. Bene, quindi primo step è proprio la preparazione dell'impasto degli gnocchi, poi andiamo tranquillamente, in realtà tranquillamente sarai chef, sarai tu tranquillo, io non sono per nulla tranquilla perché vorrei riuscire a preparare questa ricetta, però è davvero, sono varie le fasi, ma risulta semplice effettivamente. Facciamolo insieme, proviamoci, certo. Quindi abbiamo preparato questo panetto, quello degli gnocchi, dobbiamo, allora, presumo chef, tenerlo in frigo. Lo vado a mettere qui, sì, okay. E poi dopo lo mettiamo bene in frigo, quindi lo utilizziamo in un secondo quanto momento. Quanto tempo deve stare in frigo, chef? Ma circa deve stare una mezz'oretta. Quindi mezz'oretta per avere questo impasto corposo, poi dopo andremo proprio a tagliare ciascun gnocchetto uno alla volta per poi irrorarlo del fondo. Allora, che adesso vi prepariamo. Il prossimo step che facciamo in acqua salata, andiamo ad aggiungere il broccolo romanesco che abbiamo già pulito. Sì. Alla caratteristica questo broccolo romanesco proprio nella decorazione, no chef? Sembra sì, è veramente una piccola questo, opera altrimenti architettonica. Potevo utilizzare anche un'altra tipologia di broccolo, però siccome è bello di colore, è vivo. E deve anche restare con le sue, nella sua singolarità, nel senso che non deve essere sfaldato poi dopo? Lo scopriamo? No, deve rimanere un po' croccante, però dopo noi lo andiamo a frullare con il mixer di immersione per ottenere la nostra crema. Perfetto, allora... Secondo passaggio, scaldare il broccolo. Quindi nel frattempo che poi si cuociono il nostro broccolo romanesco, andiamo a preparare la salsiccia. Bene.
Come si prepara la salsiccia? Allora, sì, innanzitutto andiamo a... Prendiamo quindi la padella, sicuramente la padella. Ci vuole un po' di olio. Andiamo a mettere un po' di olio. Però innanzitutto, scusami. Allora, in questo caso la salsiccia andiamo un po' a sgranarla, quindi gli ho tolto il budello. Okay? Quindi la andiamo un po' a sbriciolare. Esatto, e la andiamo a sbriciolare. Bene, bene, bene. Quindi anche oggi questo gnocchetto saporitissimo che sicuramente incontra i prodotti di stagione, chef. Certo. Quindi sempre c'è olio d'oliva. Olio d'oliva. Sbricioliamo bene con questo coltello, quindi un taglio grosso, la salsiccia di cui abbiamo eliminato le budella e le andiamo a sbriciolare nella padella irrorata di olio extravergine di oliva. Facciamo riscaldare quindi un attimino l'olio. Perfetto. Dunque, l'idea di questa ricetta da dove parte, chef? Come mai scegliamo oggi questo piatto? Abbiamo scelto questo piatto innanzitutto perché ora con il freddo che arriva è periodo di broccoli, quindi in questo caso abbiamo scelto il broccolo romanesco. Non solo per quanto riguarda ovviamente il tipo di prodotto, ma anche come colore, in questo caso come possiamo vedere è di, verde. È di un verde vivo, quindi magari prima, dopo qualche spuntone lo andiamo a mettere anche sul, come sul guarnizione, piatto, come guarnizione. E poi con il gorgonzola. Gorgonzola per andare ad aggiungere la parte di formaggio. Certo che i sapori, abbiamo la salsiccia che è un sapore pungente, certo, e il gorgonzola anche. Dove troviamo l'equilibrio del piatto? Allora, l'equilibrio del piatto lo troviamo con il broccolo, che comunque è la parte diciamo più fresca, essendo più fresca. Una verdura. Quindi in questo caso vado a cuocere la salsiccia. Cosa ti chiedono, chef, i giovanissimi ragazzi che si avvicinano al mondo della ristorazione? Perché piace così tanto cucinare? Ma piace tanto cucinare perché forse sono spinti anche comunque dai programmi TV, quindi quello che vedono all'interno dei programmi TV è... diciamo sono molto attirati. Allora, noi siamo prontissimi davvero per prepararvi una ricetta gustosissima, è sicuramente articolata, ma con Chef Sabatino stiamo cercando di ripercorrere tutti i passaggi che voi da casa potrete svolgere tranquillamente. Siamo in diretta streaming, ma potrete vedere questo momento di diretta tra pochissimo sulle nostre pagine social. Abbiamo realizzato in realtà già un primo momento di ricetta con la preparazione dell'impasto degli gnocchi e abbiamo messo a scaldare il cavolo, il broccoli romaneschi e ora stiamo appunto sbriciolando nell'olio questa salsiccia che prende forma, prende colore, certo, prende sapore. Chef, non abbiamo ancora inserito, vero, il sale? Il sale ancora non l'abbiamo messo, già ce l'abbiamo all'interno dell'acqua che ci servirà per gli gnocchi, all'interno dell'acqua. Quindi, al momento la salsiccia però io preferirei non salarla, non salare, perché comunque ha già del suo, infatti non l'ho sfumata nemmeno con il vino bianco perché c'è già all'interno. È vero, è vero, colore vivo. Colore, allora adesso andiamo a preparare la nostra salsa al gorgonzola. Sì. Quindi ho già messo della panna da cucina all'interno della... Chef, panna fresca? No, in questo caso abbiamo utilizzato della panna senza lattosio, dell'MD. Quindi una panna che è povera di grassi. Certo. E in questo caso aggiungiamo a questa panna, nel frattempo gorgonzola, che si riscalda, il gorgonzola. Perfetto, grazie, eccolo qua, eccolo, chef. Grazie. Così collaboro anche io a questa ricetta. Posso dire che abbiamo preparato questo meraviglioso gnocchetto, è vero, chef? Alla certo. fine dirai che l'hai preparato con me, con Mariu, certo, e che ho lavorato insieme a te. E diciamolo, perché qualcuno lo nega, capito? E invece siamo stati tutti e due bravissimi, ma aspettate perché il bello ancora deve venire. Quindi panna e poi gorgonzola all'interno. Grazie. Perfetto. E poi vi faremo vedere quando utilizzeremo questo ingrediente. Allora, è un piatto saporitissimo, un piatto che declina anche i nostri prodotti di stagione, ma io direi, chef, che questo può essere un piatto unico da preparare sia una domenica, no? Ma certo, anche come cena serale. Certo. Allora, adesso, nel frattempo che finiamo, abbiamo tutte le basi, ci facciamo l'impasto per gli gnocchi. Perfetto. Allora, prendiamo l'impasto per gli gnocchi.
mi sono persa, chef. Dove sono gli gnocchi? Prendo io. Dove sono gli gnocchi? Gli gnocchi qua, perché sono necessari in questo momento per preparare questo piatto. Ma il bello è che io devo capire questa cosa: come taglieremo gli gnocchetti? Ecco, quale forma gli restituiremo? Lo scopriamo adesso. Abbiamo detto che gli gnocchi, l'impasto, deve riposare una mezz'oretta, chef. Qui, sì. Lo facciamo riposare una mezz'oretta. Bene. Andiamo a fare il nostro impasto. Come si fa? Come si fa? Come si prepara un impasto? Andiamo a dividere in questo modo. Sì. È facile? Dai, ti aiuto, abbastanza. Chef. Ti aiuto? Perché non so se sono brava, chef. Così, chef? Va benissimo. Va benissimo. Insomma, e poi così? Magari sei più bravo, sì, tu, chef, non ti voglio far perdere tempo. Dai che sono bravissima, perché ti stai lamentando? Poi dicono che io non voglio cucinare. In realtà mi fate demordere voi dall'impresa. Vabbè, chef, voglio farne un paio perché sei più bravo di me. Sì, ho capito tutto, con questo proseguo io. Assolutamente. Vuol dire, spostati perché non è arte tua. Vabbè, ma non ti preoccupare, io non mi offendo, tranquillo. Va. Ma è proprio così grande, devo farlo questo gnocchetto, poteva venire proprio piccoletto. Allora, io li faccio così. Ok, vediamo. Ciò non toglie che i tuoi non vadano bene, vanno bene lo stesso. Sei molto garbato, sei molto gentile, però abbiamo capito, non è arte mia. Ma l'arte è un'arte che voglio apprendere, però, ed è un'arte naturalmente che più si fa, più si apprende, vero chef? Mi insegni? Certo. Allora, la forma è questa qui. Sì. Certo, è tutt'altra forma rispetto alla mia. Proviamo a fare quelle lì per una porzione, così dopo sì, ce l'abbiamo già pronti. È un piatto che possiamo veramente preparare in poco tempo e abbiamo tutto, certo, a disposizione, tutti gli ingredienti, sono diversi gli step. Stiamo tagliando appunto gli gnocchetti, una semplice porzione, insomma più o meno una quindicina, no, di gnocchetti, sì, chef, sì. E adesso si devono cuocere, anche la cottura, poiché è pasta fresca, prevede, certo, pochissimo tempo. Forza, certo, forza. Sono curiosa per l'appunto di conoscere l'epilogo di questo piatto così strepitoso preparato quest'oggi da te. Ci aiutiamo con un poco di farina, certo, per evitare che aderiscano fra loro. Ed eccoci qua. Allora, nel frattempo invece andiamo ora a frullare il nostro sì, broccolo romanesco. Sì. Naturalmente stiamo andando rapidissimi per una ricetta che davvero può essere preparata in pochissimo tempo, 15 minuti. Ci vuole l'arte, la maestria e sapienti mani come quelle dello chef Sabatino Annunziata, però abbiamo invece noi tutto largo respiro per poter preparare una ricetta gustosissima, diversa, nuova e stupire quindi i nostri commensali. I broccoli romaneschi sono pronti, devono essere mixati, stiamo inserendo anche un po' di acqua di cottura, li andremo a mixare e serviranno naturalmente per predisporre poi il piatto di questa giornata. Perfetto. Allora vediamo. Quindi vado in questo caso, sì, andiamoli a mixare. Magari ci utilizziamo anche un po' di olio? Volendo sì, io in questo caso ho utilizzato stesso l'acqua di cottura del broccolo. Perfetto. E siamo quasi, okay, pronti. Una volta frullata la crema, sì, in questo caso vado ad aggiungere direttamente, sì, ad aggiungere direttamente alla salsiccia. Quindi il fondo viene aggiunto quindi alla salsiccia. In questo caso mettiamo un po' di sale, sì, un po' di pepe. Siamo quasi pronti, una ricetta articolata, complimenti per la scelta, chef, e colorato al contempo, questo contrasto di colori che sposa bene in queste giornate autunnali. Nel frattempo caliamo gli gnocchi. Sì. Gli gnocchi hanno pochissimo tempo di cottura. Certo. Thank you.
Va bene così? Sì. Va benissimo così, chef. Nel frattempo che salgono a galla. Sì. Ci andiamo a preparare. Andiamo ad utilizzare. Andiamo, presumo, anche un po' ad impiattare. Certo. Questo è il piatto che abbiamo scelto. Il tempo che salgono a galla, i nostri gnocchetti sono pronti e per essere adagiati, per l'appunto come sta appunto lavorando chef Sabatino, all'interno di questo fondo saporitissimo di salsiccia e di broccoli romaneschi precedentemente frullati. Abbiamo inserito l'olio, dobbiamo aspettare che gli stessi possano mantecare, dai quell'ultimo tocco di cottura e siamo pronti per l'impiattamento. È importante anche la scelta decorativa del piatto, no? Chef, l'occhio vuole la sua parte. Eccoci qua, siamo prontissimi. Andiamo a impiattare. Bene. Per finire andiamo ad aggiungere la nostra crema al gorgonzola. Crema al gorgonzola, vi ricordiamo, preparata con la panna, l'aggiunta appunto del formaggio gorgonzola. E completiamo con le cialde di parmigiano. Cialde di parmigiano precedentemente appunto messe in forno. Complimenti chef. Grazie. Un piatto tutto da provare, lo ricordiamo il titolo del piatto? Allora, gnocchi di patate con salsiccia, broccolo romanesco e fonduto al gorgonzola. Lo chef Sabatino Nunziata per voi, grazie. Con un'altra ricetta ci vedremo tra pochissimi prossimi giorni. Ciao Maria.